farò un video spacchettamento perché ho ricevuto un po' di cosine da Essence, in verità un bel po' di cosine. Queste sono tutte cose uscite che fanno parte della linea permanente, quindi tutti i nuovi prodotti che ho ricevuto proprio già da qualche giorno. Quindi ho pensato bene, poi mi fate sapere voi se vi fa piacere, se vi ha fatto piacere, di spacchettarlo insieme a voi. Poi se volete vedere qualcosa in azione, poi voi mi dite se vi fa piacere un video tipo mi preparo con voi, dove magari utilizzo proprio prodotti prodotti nuovi, o tipo anche questi qua che mi accingo a farvi vedere. Quindi inizio subito e iniziamo con la prima bustina. No, iniziamo con questa, che c'è una cosa che mi sconquifera da tanto, che vorrei provare da un sacco di tempo, e ve la faccio vedere subito. Cioè, in verità sono due robe, e sono due robe per la base, ovviamente. Sono, allora, inizio con questo che è il nuovo fondotinta Get Picture Ready, nella colorazione 10 Matte Ivory, quindi immagino che dovrò andare a comprarmelo, perché Matte Ivory penso che sia giusto un pilino chiaro per me. Cioè, guardate, cioè, sembra Moringo. È un pelino chiaro per me questo, magari potrei utilizzarlo magari per fare un po' di contouring. Adesso vediamo, perché comunque fondotinta chiari io ne utilizzo per fare un contouring cremoso, per riciclarli, o anche fondotinta troppo scuri li utilizzo per andare proprio a fare proprio contouring, invece con quello chiaro vado a creare zone di luminosità, zone di luce. E questo qua, se ero molto curiosa, magari andrò a comprarmi la mia colorazione. E poi ho ricevuto questo qua, sempre nella colorazione Ivory 10, che è un correttore Brightening Concealer, quindi che va proprio ad illuminare lo sguardo. Che bello, con il puff, così, ha questo puffettino. Il puffettino, praticamente uno dei primissimi correttori usciti con il puff, che va praticamente a stendere molto molto meglio il prodotto, è stato tipo 3 anni fa, mi sembra, un correttore di Burberry, se non mi ricordo esattamente come si chiamasse, tipo Glow qualcosa, però da lì poi hanno iniziato ad uscire, poi l'anno scorso è uscito quello di Kiko in edizione limitata, quindi è un genere di prodotto che a me piace, perché è molto molto semplice, soprattutto da tenere tipo in borsetta, vai e te lo sfumi direttamente, non devi pastrocchiarti le dita e non devi utilizzare pennello, spugnette e quant'altro. Quindi già lì riesci già ad adattare in termini di emergenza. Quindi secondo questo qua, se vale il prodotto dentro, è una figata allucinante. Poi, che linguaggio tecnico, cioè, qui proprio. Poi andiamo avanti e vado a pescare altri due prodotti. Eccoli qua. Sono due prodotti per il contouring. Il matitone, questo qua è presente in due colorazioni, se non mi sbaglio. Questa qua, ed è praticamente da una parte sul rosato perlato. Ecco, questa non mi fa impazzire, il rosato perlato, devo dirvelo. Cioè, non è una di quelle colorazioni che io vado ad utilizzare. E invece questa colorazione un po' più top mi piace molto di più, perché la utilizzo magari non tanto magari per fare contouring, ma più magari per andare a ritoccare magari le sopracciglia con un pennellino, ok. La rosata più chiara la potrei utilizzare magari come base ombretto cremosa, perché è bella cremosa e bella luminosa, quindi magari quando voglio fare un trucco bello luminoso, bello bright, che mi piace, che utilizzo magari un primer già di per sé shine, magari potrei utilizzare questo come base ulteriore. Però come highlight, proprio magari per l'arcata sopraccigliare, è un po' troppo perlatino per i miei gusti, quindi un po' troppo perlatino. Però per andare a fare magari qualche punto, magari l'angolo interno dell'occhio o l'arco di Cupido ben sfumato, ci può stare. Poi l'altro prodotto è questo duo contouring, questo qua nella colorazione numero 01, Move Meet Marshmallows. I nomi dei prodotti di Essence sono sempre simpaticissimi, e queste sono le due colorazioni. Vediamo, vado a vederle. Allora, l'highlighting devo dire che non è proprio questo drago di pigmentazione, mentre il top
Il top già ancora, però è veramente, veramente molto chiaro. Questo secondo me è perfetto magari per le ragazze molto molto chiare, che di solito è sempre un problema trovare magari prodotti proprio per le ragazze quelle le molto molto chiare, quasi diafane, quella con la carnagione proprio eterea, molto molto bella, che io vi invidio. Questo secondo me potrebbe essere un'alternativa economica e veramente molto chiara per come contouring, perché veramente le polveri sono chiarissime, un po' polverosette, devo dirvi, però sono chiare, sono belle polverose, vedete? Io ho sempre questa mania di muovere sto polso, cioè dovrei ficcarmelo, cioè ficco qua, fisso Vittoria, diamine. Perché ogni volta che vado a rieditare il video vedo me che faccio così, che cavolo fai così che la gente non vede? Fisso, calmati e fisso, così, ok. Vedete, è veramente veramente molto molto chiaro, questo è il chiaro e questo è lo scuro. E per le ragazze chiare, questo lo darà sicuramente qualche mia amica più chiara, perché su di me sinceramente si vede veramente 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 poco. Poi altre cosine che ci sono dentro la busta, troviamo questo rossetto, questo me lo ricordo perché ero molto curiosa di provarlo, è un rossetto proprio che fa anche tipo da contorno labbra, perché fa anche da matita, perché vedete che termina proprio con la punta, ed ha questo colore molto molto carino, un po' ciliegio. Ah, vedete, la famosa punta si è suicidata, vedete, si è suicidata ed è rimasta qua a morire. Adesso la sposto, purtroppo ho usato forse troppa forza, ho fatto uno swatch, non è che ho trapanato. E il colore è molto bello, molto bello. Sono curiosa di sapere il, ecco proprio il polso, sono curiosa di sapere la durata di questo rossettino, e si chiama 2-in-1 lipstick aligner matte, sempre della linea matte, che adesso tra poco vi faccio vedere. Poi altri due prodottini, allora, sono questo lip gloss Beauty Balm BB nella colorazione 05 Heartbreaker, ed è questo rossino un po' aranciato. Poi, wow, diamine, com'è pigmentato, ragazze, per essere un gloss, guardate, cioè pigmentatissimo, che bomba. Bello questo glossettino, molto bello. Poi sta di buono, adesso come minimo mi sono bacchiata, però vabbè, fa niente. Molto bello questo colorino bello, bello acceso. Poi, altra cosa, all'interno della pochettina, questo ombrettino della linea The Metals, questo qua, nella colorazione 02 Frozen Toffee. E adesso lo vado ad aprire per vedere un po' il colore. Noi andiamo ad aprire se ce la faccio, eccolo. E questo è bello pigmentato, devo dire. Guarda, lo faccio qua sopra. Che bello questo colore. E qui, questo qua, vedete che è tipo un tortora molto chiaro e molto molto luminoso, leggermente polverosetto. Questo voglio andare assolutamente a vedere gli altri colori, perché questo è proprio un bel finish, bello luminoso. Poi, altro prodotto, poi qua ci sono tutti gli smalti, guardate, queste pochettine sono carinissime, io le utilizzo, poi le riutilizzo sempre, che sono comode. Ci sono, allora, tre smalti, allora questo che è tipo un metà tortora, un metà lilla, ed è il nome, questo qui lo troviamo subito, numero 87 Gossip Girl, ragazze, io adoravo quella serie, io faccio parte della cricca delle Gossip Girl. Poi numero 78 Royal Blue, questo qua, molto carino questo, mi piace. Poi questo qua bellissimo, questo è un tipico colore mio invernale, 73 More Than a Feeling, questo qua, molto molto bello questo qui. Poi altri smalti che sono, penso, più di non trattamento. Allora, questo qua è il XXL Nail Thickener, che è un protettivo per le unghie, questo qua.
Poi questi qui bisognerebbe, cioè tanto farli vedere, bisognerebbe provarli per avere, a provarli almeno 3 settimane per vedere un po' il risultato, soprattutto per i curativi. Poi per quanto riguarda tipo questo qua, il Mirror Effect Ultra Gross Nail Shine, questo è curioso, questo lo metto subito perché lo voglio mettere stasera, che devo cambiarmi lo smalto. Poi il All in One Complete Care Base Top Coat, questo è comodo quando si va via. Io ne ho uno simile, un prodotto simile, sono andata a comprarlo di OPI e, perché è basilare quando si va via, quando se vuoi rifarti, magari vai via per una settimana, ti vuoi rifare le unghie, non è che ti porti base coat, top coat e quant'altro. Con un prodotto solo si risparmia spazio ed è fantastico. Poi vado all'altra bustina e adesso scopriamo cosa c'è dentro qui. Allora, vado a vedere subito i prodotti per la base che sono qui dietro. E ci sono allora 3 prodotti di cui uno conosco, lo conosco già perché l'ho già provato, l'avevo già acquistato. Questa qua, la palette, questa qua è la palette illuminante, Light Up Your Luminizer Palette, questa qui, che sinceramente, devo dirvi la verità, non mi sta facendo impazzire perché i colori sono un pochino scialbetti, non sono belli pigmentati come piacciono a me, ma forse perché io, a me piace che gli illuminanti, il bronzer, il blush scrivano, che siano un po' pigmentati, non, magari non troppo, però non così poco, e per me non vanno bene, però per chi magari vuole un prodotto che va bene per tutti i giorni, magari per andare a scuola la mattina, che magari non hai paura di sbagliare, potrebbe essere un'alternativa. Poi, altro prodotto che c'è all'interno della pochettina è questo prodotto qua, che sono curiosa di provare, un po' come il fondotinta. Questo qua è 2-in-1 Makeup and Concealer, cioè sia da fondotinta che da concealer. Sono un po' curiosa di vedere, allora vediamo la colorazione prima di aprirlo, ed è 10 Ivory Beige, questo è un po' troppo chiaro per me, vabbè comunque lo darò a qualche mia amica, perché per me è troppo chiaro. E anche spiccatamente giallo, ve lo faccio vedere qui, anche se la mia mano ormai si è riempita di swatches, solo che non ho portato la salviettina, vedete questo qua, questo qui, e questo qua, vedete che è proprio spiccatamente beige questo, infatti è ivory beige. E vabbè, andrò a vedermeli questi prodotti qua perché voglio provarli, perché potrebbero essere dei ottimi prodotti a poco prezzo. Altro prodotto è questo blush Satin Touch Blush nella colorazione 10 Satin Coral. Questo colore è molto carino, molto molto naturale. Sapete che a me piacciono molto i blush. C'è qualcosa che non ti piace, Vittoria? Ogni tanto me lo dice, me lo dico io stessa, ma me lo dice spesso anche mio marito. E è molto molto carino per tutti i giorni, molto molto carino. Vediamo la pigmentazione. Ah, carino. Vedete? E non ho più spazio. Mazza, si scrive, ragazze. Guardate qua. Qui, poi mano a mano nel tempo, ragazze, mano a mano che provo le cosine, troverete tutte le review sul sito di trucchi.tv, man mano con il tempo troverete tutto, però se avete bisogno, magari se avete bisogno di qualche swatch, fatemelo sapere sotto che ve lo faccio senza problemi, ve lo posto su Instagram o su Facebook, dove sono molto più attiva. Allora ragazze, sono andata a recuperare una salviettina perché sennò non c'era più spazio per fare le swatch, almeno degli swatchini volanti, giusto per vedere un pochino il colore, e adesso ho recuperato la salviettina e possiamo andare avanti a scoprire cosa c'è dentro nell'altra pochettina. Allora, inizio subito con 2 cose che io ho già provato, che mi piacciono davvero tantissimo, perché le avevo già acquistate quando erano appena uscite, e mi riferisco ai rossetti matte. Infatti questo qua lo vedete anche in nel video dei 10 prodotti sotto i 10 euro che vi linko qui sopra, che vi invito ad andare a vedere perché troverete veramente 10 prodotti prettamente più make up di sotto di 10 euro, ma veramente validi, quindi non per forza devono essere costosi i prodotti per essere validi, e questo lo sappiamo già. E allora il numero 07 è un colore burgundy fantastico, cioè un colore burgundy ma non troppo intenso, quindi va bene proprio per tutti i giorni. Questo me lo vedete proprio nel video indossato perché è veramente molto molto bello. Poi invece l'altro colore è un nude nocciola, molto molto bello anch'esso, vedete che bello che è,
C'è un nocciolino, a me piace molto. Allora, devo dire che negli ultimi anni sto proprio riscoprendo l'amore, cioè sto proprio non riscoprendo, scoprendo l'amore per i rossetti nude, perché in passato io solo, esclusivamente rossetto rosso, cioè avrò una collezione ragazze di rossetti rossi interminabile, e ma perché mi piacciono da morire, mi piacciono veramente tantissimo, però anche dei nude adesso sto avendo qualche buona, veramente qualche prodottino veramente del cuore. Poi vado avanti e vi faccio vedere due prodotti sempre labbra, che sono questi lip gloss matte, che sono un prodotto che mi mette sempre un po' di confusione in testa, perché un gloss o è matte, non può essere tutte e due. Però adesso li andiamo a vedere. Allora, ho ricevuto due colorazioni, allora 03 Girl of Today, che è questo nude scuro, un po' un rosa, adesso vi faccio vedere. La texture non è di quelle che mi piace, perché è di quelle un po' morbide, ma tipo non omogenee, perché infatti anche, mamma mia, questo colore non mi piace proprio, questo colore qua rosino, che è meglio per le ragazze molto chiare. Il colore rosa è 01 La Vie Belle, vedete? Questo qua è il numero 03 e questo qua è il numero 01. Lo 01 è più per una ragazza molto chiara o comunque con un sottotono diverso dal mio, non un olivastro. E questo qua invece è molto carino. Non mi convince molto la texture, perché vedete che già così, facendo uno swatch volante, non è di quelle uniformi. Cioè non vorrei che fosse di quelle che devi stare lì a stratificare in modo che sia bello uniforme, se no ogni volta che passi lo stick va via il prodotto da una parte e lo metti dall'altra, quindi dovrei provarlo per vedere. Poi altre due cosine che ho ricevuto, altre quattro, poi abbiamo finito. Ho ricevuto due mascara, questi due. Allora, The False Lashes Mascara è questo qui, Dramatic Volume. Questo qua, se volete dei video applicazione, fatemelo sapere sotto che lo faccio volentieri. Questo qua ha questo scovolino qui. Io li apro, ragazzi, perché tanto li vorrei provare, quindi non cambia niente. Questo qua è uno scovolino molto strano, perché ha le setoline corte, quindi è molto strano, magari riesce proprio a prendere bene le ciglia, anche se io ultimamente sto mettendo solo esclusivamente le ciglia finte, perché ormai non mi vedo più. Questo invece ha uno scovolino molto strano, perché è dalla parte sopra, vedete, dello scovolino sopra, ha le setole più lunghe, mentre sotto le setole molto più corte, tipo rasate davvero. Cioè molto strano come scovolino. E boh, non so come. E questo qui è il Rock and Doll Crazy XXL Volume. Strano, non lo so, l'avete già provati questi due mascara? Non so, hanno degli scovolini strani, soprattutto il secondo. Poi, ultimi due prodotti, ho ricevuto questo eyeliner. Ah, questo sono veramente molto curiosa di provarlo, perché sto cercando un eyeliner in penna, perché io ho finito il mio Trooper di Kat Von D, che secondo, per me è Dio, per me è perfetto, le definizioni di eyeliner in penna. E questo qui è Duo Stylist Eyeliner in penna. Vediamo la punta. Oddio, no! A pallina, ragazze, no! No, so già che non è il mio, a pallina no, perché a me piace la codina molto fine, non mi piace a pallina, cioè pallina ti fa, non riesci a fare la codina molto sottile, cioè puoi fare magari sopra, ma peccato. Poi, ultime due cosine, adesso che lo sto ripetendo da 3 anni, ultime due cosine, ma sono veramente le ultime due. Questo smaltino numero 83 Pretty Cool Life, questo qua, molto carino, questo verde, che ricorda vagamente Jade di Chanel, veramente vagamente, perché questo è un tono spento, mentre Jade di Chanel era un bel verde di questo, di questo tonalità, ma un po' più acceso, un po' più primaverile. Questo magari è proprio più autunnale. Poi ho ricevuto questa matita waterproof extreme long lasting in questa colorazione un po' strana, questo top, ed è, ah, che bella ragazze, bellissima questa matita, eccola, guardate che bella, è un top molto 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 luminoso, è molto bella questa. Cioè, pensate, io l'ho vista da qui e ho detto,
Invece poi è molto molto bella, sembra più un ombretto, bella cremosa. E boh, Rocking Top, sono molto curiosa, 05. Andrò a vedere sicuramente le altre, adesso mi scrivo tutto e vado a vedere, faccio una spedizione e vado a vedere tutte le cose che ho addocchiato. A cominciare da questo, che vorrei vedere le altre colorazioni. E quindi ragazze, queste sono tutte le cosine nuove di Essence che trovate negli stand. Ho spacchettato con le prime impressioni a caldo. Fatemi sapere voi se avete già provato qualcosa della linea nuova di Essence e se avete qualcosa da consigliarmi, così io me lo appunto e vado lì ad acquistare. Fatemi sapere anche se vi può interessare un video, magari applicazione insieme, magari mi preparo con voi. Fatemelo sapere sotto con un commentino. Io vi ringrazio davvero di aver visto il video come al solito e mi raccomando, se non siete ancora iscritti a trucchi.tv, mi raccomando iscrivetevi qua, basta cliccare e rimarrete sempre sintonizzate con gli ultimi miei video. Grazie mille ragazze e ci vediamo al prossimo, ciao!